Benvenuti nell'isola di Tifeo. Lucy, la grande isola che viene dal fuoco e con il fuoco ha dato questa grande energia, perché l'arte è energia, intesa come proprio come una forma propedeutica. Ecco quello che noi potremmo definire magari un sito da mettere in loco per l'isola Ischia. Abbiamo innanzitutto una mostra fotografica sulla Cina. Sono 28 tavole cristallizzate su tavole di legno. Sono i 27 siti patrimonio mondiale culturale della grande Cina, che è stata affidata a me dall'ambasciata cinese. Potete vedere dei posti veramente incredibili, quali la stessa muraglia cinese, l'unica opera che si vede dalla faccia della luna in tre diverse espressioni, 1, 2 e 3, con il sole rosso immersa dalle nuvole, dalle nubi, e in un anfratto quasi montanaro. Qui si può capire la grande civiltà della Cina, con le sue tombe, le sue grandi residenze, per andare anche a finire dei paesaggi veramente mozzafiato, l'esercito di terracotta, una delle scoperte più affascinanti di questo secolo. Qui possiamo trovare il Palazzo del Potala, dove è nato il buddismo, che poi vogliamo dire forse è la terza religione al mondo. Paesaggio carsico della Cina, e andiamo a vedere. Continuiamo con i vari operatori dell'isola, cominciando dal grande artista che incide sulle radici di legno, un'idea veramente notevole, che si chiama Raffaele Di Meglio, di Costanzo, scusa. Questa è l'estasi. La donna, si capisce che per attraversare, avere un momento con una donna, bisogna passare prima l'inferno, gli artigli, le varie. Questa è una connessione un poco diversa, si chiama Prigioniero. Da notare questo anello che tiene prigioniero questo uomo, e ha degli occhi incredibili che guardano lontano in una fase di speranza. Questo è il famoso ceppo matto, che dà il nome al museo che ha creato Raffaele Di Costanzo. La Casa dei Popoli nasce per una diversificazione sportivo-culturale e turistica da varie associazioni, in primis il Dragone, che opera sul territorio da oltre un ventennale. Qui abbiamo un pezzo veramente unico, datomi dall'ambasciatore stesso della Cina nel 99, per il 50° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Qui abbiamo un artista del vetro di Sapia, Giuseppe, che poi vedremo lì delle opere veramente notevoli. Abbiamo anche un po' del Made in Italy, la sirena. Particolare. Giobba Nicola. Giobba Nicola è uno che scolpisce la pietra, veramente un artista notevole. Qui era, l'ho trovata lì, stava lì, ho detto ma non è tanto, no, invece è particolare, perché mi ricorda la figura di tutti noi, il Leggiano bifronte, l'ambiguità, la nostra personalità che si esprime sempre in modo diverso.
Qui andiamo a quello che può rappresentare tutta, diciamo, il verso della natura. Qui un accoppiamento tra tartarughe, che poi è la... Questo è un calco di una grande opera che lui ha in... Qui abbiamo, che vedremo anche più avanti, varie opere di Elisa Rutenberg, Accademia delle Arti, delle Belle Arti. Vasi tunisini originali. Continuiamo ancora con mostra sulla Cina. Queste sono tutte incisioni nella montagna, particolarissime e grandiose. Il Tempio del Cielo, una residenza dell'imperatore. Le grotte di Yunjiang hanno qualcosa come oltre 20.000 statue all'interno, è particolarissima. La regina estiva dell'imperatore a Cinte. Lo stesso Buddha qui viene rappresentato in un modo diverso, quasi un Buddha che è la rappresentazione dell'arte, con il suo vestito che rappresenta la primavera, la creatività, la voglia di fare, di vivere, perché non è Buddha, non è solo grasso, no, Buddha ha molteplici facce, e questo è proprio quello lì che è dedicato a noi artisti. Qui abbiamo un'altra artista, Schwerer Gabriele Sandra. Particolare di questi angeli, 1, 2 e 3 in successione, poi varie paesaggi. Maddalena di Costanzo, che qui dipinto su delle bottiglie. Da notare che l'arte non conosce limiti, cioè questo induce a noi tutti di poter abbiamo sempre un nostro angolo per essere artisti. Ilenia, collage veramente notevole, queste sue opere. Questo credo sia quasi un autoritratto nella musica stessa. Qui abbiamo una varia... Ah, questa ancora Maddalena di Costanzo, Magda Kismet, pittrice, una sirena che pensa di uscire dal mare. Qui altre ancora importanti foto sulla grande nazione. Qui abbiamo, è da vedere, una cosa bellissima, favolosa. Questo è il Buddha del Monte Yemei, è oltre 74 metri, Monte di Lashan. Guardate le persone, guardate il Buddha, interamente scolpito. Qui abbiamo, non c'entra con l'arte, ma sport, cultura e turismo vanno a braccetto. Abbiamo l'attestato del
padrone di casa un record mondiale del 2010. Tra i giovani abbiamo Elisa Rutenberg, adesso iscritta all'Accademia delle Belle Arti, con particolari. Una donna in mezzo ai fiori, l'araba fenice che risorge dalle sue ceneri. Abbiamo vari personaggi poi che sono presenti sempre qui in tutta da proietti. Qui abbiamo un'occasione ancora di vedere il nostro artista del vetro di Sapia, Giuseppe, con una tecnica molto particolare perché sono interamente fatti proprio solo vetro, cotti, insomma c'è una tecnica particolare. Qui abbiamo Maggi, il nostro pittore di Milano. La Pinsca, che ha dato la copertina al libro di Bruno Mancini, Da Ischia l'arte, un libro veramente interessante, un'antologia poetica e oltre, che raccoglie varie facce della cultura. Ferminia Maria, un nuovo modo di fare pittura con il pirografo. Non leggo bene il nome. Ancora continuiamo con altri espositori. Questa è particolare perché ha detto disegna solo le calle con questi. Anna Maria Di Meglio, Francesco Mazzella, lui dipinge solo su quadri ovali, non lo so perché. Poi abbiamo qui un personaggio veramente particolare che non è più con noi. Michele Amalfitano, un vero artista, suonatore nella banda e artista per professione, poesie. Qui rappresenta una tipica casetta ischitana, qui c'è una, vedete questi lapilli, queste forze della natura, un vulcano in erizione, e qui una classica, diciamo, veduta di un paesaggio quasi, credo, autunnale. Possiamo fare, giusto per chiudere, una carrellata tra tutti i personaggi dell'arte qui. Questa è una delle ultime apparizioni di Mino Ritano in pubblico. Savilla, Morandi, Gatto Panceri, noto compositore, Jimmy Fontana, eccetera, eccetera. Bobby Solo, ancora Fiordaliso. E ancora con tanti personaggi, Matt Dillon, Dolph Lundgren e via discorrendo, Sandra Milo, i nostri tenori, i Solani, Renga quando ha vinto il festival, l'ambasciatore della Cina e Ai Voglia, senza finire, Ben Kingsley, il premio Oscar, insomma, e tantissimi, tantissimi, tantissimi altri personaggi.
Giovane, qui abbiamo la prima riunione mondiale, decidemmo di farne anche un'altra, poi fu interrotta nel 96. Una riunione mondiale di arti marziali che ha visto oltre 14 nazioni presenti. Stato veramente adesso il grande maestro, il mio amico Luciano Paterna, purtroppo è da un po' di tempo, un po' di anni che non gode di ottima salute. Qui abbiamo il mitico Giuliano Gemma, scomparso da poco, uno dei più grossi artisti, anche lui manco scomparso, e tantissimi altri personaggi. Lì poi ce n'è un'altra galleria che non al momento è stata portata in altri luoghi. Sì, vogliamo semplicemente dire che tutti possono accedere e apportare nuova energia e nuova arte, è un modo di conoscere, farsi conoscere per portare avanti proprio un discorso sport, cultura, turismo, arte, nel nome del Papa. Yeah.